Una tu per tu speciale con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che come tutti sappiamo correrà nuovamente per la poltrona di sindaco, però questa breve intervista noi la volevamo intanto dedicare a questo momento particolare e delicato che sta vivendo il nostro paese. Ovviamente la nostra città non poteva fare differenza, ci sono già casi del territorio aretino di coronavirus, probabilmente non saranno nemmeno gli ultimi, come ci dicono le autorità sanitarie. Allora, fare il sindaco in questo momento, che significa? Beh, essere sicuramente in difficoltà, io non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo, è una delle rarissime volte in cui mi trovo in difficoltà a esprimere ai miei cittadini i miei sentimenti perché non sono supportati da una base sufficientemente certa. Leggo i giornali, ne leggo tanti, guardo internet, leggo anche i giornali internazionali e non c'è uniformità di approccio riguardo al coronavirus. Alcuni scienziati dicono che è un fenomeno che arriverà a proporzioni pandemiche. Altri scienziati blasonati dicono che è un virus non pericoloso o poco più pericoloso del virus dell'influenza. Mi oriento male, cosa posso dire? Se ci si rifà la saggezza dei vecchi, meglio aver paura che buscanni, no? E quindi adottiamo sicuramente tutte le precauzioni che dal Ministero della Salute alla Regione Toscana ci hanno mandato con grande dovizia di particolari che ormai i cittadini sanno a memoria, quindi è inutile che glieli ridica. Il decalogo, mm-hmm. Lavarsi le mani, usare il disinfettante, stare a distanza, non sto a ripeterli nuovamente. Il sentiment che io vorrei trasferire ai miei cittadini: non dovete avere paura, dovete avere attenzione, questo sì, attenzione, questa è la cosa importante, ma non vorrei che i miei cittadini rinunciassero alla loro vita. Io l'altro giorno ero in Fondazione Guido d'Arezzo, come tutti sanno è in Corso Italia, mi sono affacciato alla finestra e in Corso Italia alle 5 del pomeriggio non c'era nessuno, nessuno. Io sono solito andare a pigliare un bombolone e un cappuccino a quell'ora, ci sono andato, ma al bar dove sono andato ero il solo cliente. Mi sembra anche troppo. Ora io non voglio minimizzare, anzi ho detto usiamo prudenza sicuramente, ma non terrore, non è la peste nera. Però allora noi abbiamo fatto migliaia di tamponi. Forse con questo mi attirerò le ire di alcuni, ma in realtà io vorrei che passasse un messaggio di attenzione, sì, ma non, lo torno a ripetere, non di paura. Nella nostra città ancora di fatti conclamati non ce ne sono, ci sono persone attenzionate, ci sono persone che sono in restrizione volontaria. Devo dire i cittadini si stanno comportando bene, chi torna da zone dove si sa che è stato possibile il contatto avvisano correttamente la ASL, la quale li indirizza a starsene a casa chiusi. Il comune, io ho già firmato, mi pare che sono 3 ordinanze di fila per 3 cittadini che in questo momento staranno per 14 giorni o per il tempo che ancora li residua rispetto alla fase di incubazione della malattia in casa in isolamento. Quindi mi pare che la collettività da questo punto di vista stia reagendo bene. Ma sono tamponi positivi? Ancora non si sa. Ah, questa è una... No, allora ferma. Sono persone che sono tornate da una zona di rischio, okay, ma senza sintomi. Ah, quindi come ormai ci hanno detto fino allo sfinimento, se non hai sintomi è inutile fare il tampone, esatto, perché viene negativo. Allora, ma non è detto che tu non ce l'abbia. Senta, le posso chiedere una cosa? Anche due. Di questo momento ci si preoccupa un po' in tutta Italia, ma anche forse nel mondo, della mancanza di posti nei reparti di rianimazione. Sì, è vero. Ora non so, lei sa se Arezzo, cioè c'è un rapporto tra il comune e la ASL per gestire questa situazione, sa se Arezzo è pronta, allora, se ci sono i posti per un eventuale... Purtroppo per motivi personali ho frequentato la rianimazione anche fino a ieri e devo dire che i posti ci sono, ce n'erano anche alcuni vuoti, quindi non mi pare che in questo momento Arezzo sia in emergenza. Se uno lo traguarda in prospettiva di quello che potrebbe accadere, non lo so, me lo deve dire l'azienda, non lo devo dire io. Io non posso fare altro che raccomandare che l'azienda si cominci a dotare di infrastrutture tali da poter dare risposte ai cittadini qualora si dovesse arrivare a una diffusione del virus tale da rendere necessario il ricovero di persone in rianimazione. Al momento non è così. Che la USL si stia attrezzando per un aumento dei posti letto in rianimazione non mi risulterebbe. La ASL sta facendo altro, sta facendo tutte quelle zone di filtro e di assistenza che le sono state chieste dalla Regione. Vorrei ricordare a tutti che il rapporto che oggi si instaura con la legge di riforma della sanità toscana vede il potere politico in mano alla Regione,
che esercita le politiche sanitarie attraverso le ASL, di cui sono fruitori i cittadini, di cui io sono il primo rappresentante, ma io non ho un potere diretto sulle aziende. Sono le ASL che vi chiedono di fare le ordinanze, esattamente, giusto? Esattamente. Ecco, diciamo che questo segmento qui funziona. Potrei essere molto polemico su come tutta la vicenda viene gestita in Italia, perché che l'Italia sia il primo paese occidentale a entrare nel novero dei tre che hanno il maggior numero di casi mi sembra strano. Ma strano, voglio dire, ragazzi, qualcosa vuol dire se è sbagliato, no? Lo so io. Siamo i sommari del mondo noi, ci possiamo del mondo occidentale, ci possiamo considerare tali. Leggete i giornali, io leggo il Financial Times tutte le mattine, ci sono articoli che riguardano l'Italia. Siamo considerati dei burattini, purtroppo. E purtroppo stiamo producendo le condizioni perché si produca, e in parte si è già prodotto, un danno incalcolabile sul paese. Questo sfugge ai più. Noi siamo un paese che sta cominciando faticosamente, affannosamente, ma con progressione a considerare sempre di più il turismo un'industria. Lo ha fatto Arezzo, lo sta facendo Arezzo, l'hanno fatto tante altre città, lo sta facendo l'Italia in generale. Bene, se questa paura di venire in Italia si consolida, si rafforza e si consolida, già abbiamo delle disdette per i prossimi due mesi. Le disdette arriveranno a settembre, arriveranno a ottobre. Cioè il paese è destinato ad averne una recessione fortissima. Dobbiamo reagire su questo, dobbiamo mettere in piedi una task force di gente che sappia affrontare anche una potenziale crisi economica come quella che ci aspetta. E provvedimenti di dilazione delle tasse per i comuni diciamo interessati dal contagio sono veramente acqua fresca rispetto a quello di cui avrebbe bisogno il paese oggi. Prima di tutto una maggiore attenzione alla diffusione del contagio. Quando io a suo tempo avevo proposto di chiudere le scuole, non è che l'avevo fatto a caso. Diciamo, è evidente che il contagio dipende dal numero dei contatti, dal numero degli scambi. Quindi quella poteva essere una misura che non è stata presa, anzi mi è stato detto lei sindaco si occupi delle cose sue, questa non è cosa sua, non se ne occupi proprio, anzi ora il governatore Rossi ce l'ha messo anche per iscritto, cioè di fatto noi sindaci siamo non possiamo fare nulla. Chi lo ha fatto si è visto le ordinanze diciamo azzerate dalle prefetture, quindi non mi sogno neanche lontanamente di mettermi in contrasto col prefetto col quale vado non d'accordo ma d'accordissimo, però in questo momento mi permetto di dire che qualcosa non sta funzionando. Vogliamo entrare nei temi della politica aretina? Che ne dici? Intanto guarda, qui abbiamo una pubblicazione che si chiama Il futuro è già qui, poi magari gli facciamo anche un primo piano. Il tema della conferenza stampa era un po' così vi dico come ho speso i vostri soldi, era questo il senso? Esattamente, è questo, è un documento obbligatorio, che cosa, non in questa forma. Insomma. Certo, ecco. Che contenuti arriveranno a casa degli aretini, ma anche degli enti, se non ho capito male, non solo ai allora, cittadini. Ce n'è una versione ridotta che andrà a tutte le famiglie, questa è la misura, diciamo così, estesa, che però c'è anche sul sito internet, che diciamo dà un resoconto in termini di numeri e di diagrammi e di immagini di un percorso di 4 anni e mezzo. Esattamente come hai detto tu, è la dimostrazione plastica di come l'amministrazione ha speso i soldi dei cittadini. Vi si trovano tante risposte a tante domande, si individua qual è il percorso che questa città ha svolto negli ultimi 4 anni e mezzo in termini di investimenti, in termini di scelte, in termini di obiettivi, in parte raggiunti, in parte no. C'è anche un indicatore cromatico del livello di raggiungimento degli obiettivi posti in campagna elettorale, da cui si possono trarre dei giudizi circa l'operato dell'amministrazione. Non è un documento nel quale si commentano le cose, le si propone. Si cristallizzano. Esattamente. Ecco, è un cristallizzare come il sindaco Alessandro Ghinelli, caro Falcone, ha speso anche i suoi soldi. Dopo gli facciamo sì, un po' di primo piano. Anzi no, lei è residente nel comune di Subiano, chiedo scusa, ho fatto no, io non erano i suoi soldi, erano io, dei cittadini di no, io di pago Arezzo. Invece miei, perché io no, risiedo a Civitella qui. No, io invece pago l'IMU, è diversa, anche nel comune, la Tari, pago sei tutto. Sei un contribuente. Quindi sono un contribuente. Quindi assolutamente sì, ti riguarda questo documento. Riguarda. Io sono aretino, insomma. Allora, ecco, però per così, per renderlo fruibile anche a, tra virgolette, l'uomo della strada, no? Che cosa esce per sommi capi da questo documento? Se ci fossero 2 o 3 voci che lei magari potesse evidenziare proprio con l'evidenziatore, allora, in queste pagine, quali sarebbero? Io direi che questa amministrazione, diciamo, attraverso questo documento, dimostra un percorso.
un percorso che comunque lo si voglia guardare un percorso logico. L'amministrazione si insedia nel 2015 e trova una società aretina nel suo complesso abbastanza ripiegata su se stessa, non per sua colpa, non per suo demerito. La crisi internazionale del 2008 si porta dietro negli anni un impoverimento del settore orafo che passa dalle quasi 2000 aziende, 1900 aziende quant'era nel 2001, a circa 1300 di oggi, quindi una contrazione nel numero di aziende, regge il numero di addetti, regge il quantitativo di oro processato ogni anno, siamo il primo distretto orafo d'Europa, ma il settore non cresce. Ogni anno si presenta con uno 0,02-0,03 di riduzione di fatturato, di riduzione di volume di affari. Un settore che regge l'economia non crea povertà, ma non crea nuova ricchezza, quindi non cresce più. L'amministrazione si pone il tema, già in campagna elettorale devo dire, qual è il supporto che possiamo dare, qual è la politica che vogliamo intraprendere per aumentare la capacità reddituale degli aretini. Il tema si pone esattamente in questi termini. La risposta è nostra. Lo facciamo attraverso l'incremento dell'offerta turistica, attraverso il supporto del patrimonio culturale. Questo è il percorso logico che abbiamo inteso perseguire. A questo punto voi ci potreste sempre dire, bene, volevate fare questo, ma non l'avete fatto, l'avete fatto solo in parte, siete riusciti, non siete riusciti. E qui vengono fuori i numeri. Okay. I numeri che dimostrano come questo percorso sia stato virtuoso, cioè l'amministrazione ha messo soldi, ma i soldi si sono tradotti poi in un incremento della presenza turistica che si porta dietro un incremento di PIL, che si porta dietro un incremento di posti di lavoro, che si porta dietro un nuovo settore lavorativo e economico che va sotto il nome di turismo. Quindi Arezzo non ci aveva mai pensato al turismo, ma non ne aveva bisogno. E c'era tutto un settore industriale che lavorava bene. Se ne è parlato tante chiacchiere, però poi effettivamente... Non ci si era mai impegnati perché non c'era la motivazione, cioè come si dice, soltanto quando hai fame vai a cercare il cibo, no? Certo, allora qui la fame è venuta fuori perché l'economia era un po' stagnante. Bene, abbiamo creato l'occasione perché questa potesse in qualche maniera ricrescere in un settore diverso e se vogliamo per certi versi complementare a quello della manifatturiera orafo. A questo punto vi devo anche lanciare la sfida per il futuro. E sentiamo questa sfida per il futuro. Beh, vediamo di metterli insieme. Ecco. Vediamo di creare sinergia tra il turismo, ammesso che lo si riesca a mantenere con questo coronavirus che gira per l'aria, adesso è il e la manifattura orafa che sempre più si caratterizza per qualità e per contenuto artistico. Se noi riusciamo attraverso il settore orafo a parlare di moda, a parlare di bello, a parlare di patrimonio culturale, forse questa città diventa ancora più appetibile e quel 63% di turismo in più che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni potrà diventare un 120%, che cosa che io mi auguro fortemente. Certo, prego. Potrò non rifare il sindaco, ma una strada l'ho segnata. Senta, sindaco, allora tutti sappiamo che fare parlamentare da... tanti vantaggi, tanti benefici, no? Da tanti punti di vista. Allora, mentre sappiamo, lei l'ha detto più volte, che invece fare il sindaco non dà altrettanti vantaggi. Dipende quale fattore, quale metro si usa. Economici. Vabbè, diciamo economicamente non conviene. Okay. Io non lo però, farò ecco, mai, le chiedo, ma se vi faccio vedere le mie dichiarazioni dei redditi degli ultimi 10 anni... Infatti, le stavo per dire, lei l'ha detto, e quindi anche... ecco. Cos'è che l'ha spinta ad accettare di candidarsi per un secondo mandato? Beh, alla fine la soddisfazione che ho tratto da questo lavoro. Il fatto che mi sembra di poter dire che su questa città la mia amministrazione ha inciso, ha portato un beneficio. Ha portato un beneficio che a questo punto forse vale la pena continuare a portare per i prossimi 5 anni. Cioè continuare un lavoro che ho iniziato. E poi va detto che quando un giochino nuovo ti comincia a piacere, ti dispiace anche lasciarlo. È indubbio che mi ha dato questo, diciamo, un po' il potere, no? Ma non è l'effetto del potere. È la consapevolezza che ogni atto che fai ogni giorno può avere un risultato in termini positivi, lo può avere anche in termini negativi, ma che comunque incidi. Quando uno dice nella vita io
non incido, perché che io voti in un modo o in un altro forse non cambia nulla. Che io lavori bene o male alla fine forse non cambia nulla. Non è vero. Qualsiasi atto tu fai ne hai comunque un bene o un male a seconda non solo di come l'hai fatto, ma come ti sei posto nei confronti del problema. E dunque io credo che la mia carriera di 5 anni di sindaco, vista dal mio punto di vista, ha portato più segni positivi che segni negativi. Segni negativi sono l'economia, ci ho rimesso dei soldi, la fatica, la dimensione personale quasi azzerata, i miei sport favoriti, non ne faccio più uno, non vado più a sciare, ci sono andato un anno, quest'anno una volta, e non mi butto più col paracadute, non guido più l'aeroplano. Ma il matrimonio sa da fare o non sa da fare? Ora se ne parla. un momento. Sapere anche però, quella. Però la contropartita in termini di soddisfazione nei confronti, ma non del gradimento sulla mia persona, nel confronto di fare bene un lavoro. Cioè la mattina, io ho una grande particolarità, che coloro che hanno dormito con me mi invidiano, che io metto il capo sul cuscino e mi addormento. E mi sveglio 6 ore dopo, 5 ore dopo, 4 ore dopo, ma mi sveglio dopo un sonno continuo. Questo perché sono in pace con me stesso. Ora. Prego. No. Il matrimonio. Facciamo rispondere sul matrimonio. Ma che siamo sulla vita personale. Il matrimonio è in questo momento con grande dispiacere. Marjorie è negli Stati Uniti e ha difficoltà a venire qui in Italia perché potrebbe non tornare negli Stati Uniti, stante l'attuale sistema di veti che le compagnie aeree stanno ponendo ai cittadini speriamo sempre meno, però in questo momento è così, al contrario. L'aria che tira non è bella. E altrettanto vale per i suoi amici, e altrettanto vale soprattutto per i suoi genitori, che sono ancora vivi e che sarebbero venuti al nostro matrimonio ora, a marzo, perché esatto, c'era programmata, sapevamo dove farlo, quando farlo, con chi farlo, quanti invitati, era tutto pronto, e siamo stati costretti, non l'ho mai detto a nessuno, quindi siete i primi a ricevere questa notizia, l'abbiamo dovuto rimandare a data da destinarsi, perché col coronavirus imperante, ospiti dagli Stati Uniti non posso ospitarne, un po' per loro, perché avrebbero difficoltà forse a rientrare, un po' anche per noi, perché ospitare persone che sono passate attraverso almeno 2 aeroporti per venire in Italia e che forse si sono beccati un virus e che lo potrebbero trasmettere a Arezzo, mi porrebbe un problema di coscienza a me come sindaco. Allora, una domanda prima della pubblicità, purtroppo. Poi ci dobbiamo proprio fermare. Io però ricordo una sua disponibilità anche alla candidatura in Regione Toscana. Quindi, per sgombrare il campo dal fatto che non si faccia dubbi. Il sindaco, ecco, tra virgolette, per ripiego, magari ci risponde dopo la pubblicità. Vabbè. Allora, ci eravamo lasciati prima della pubblicità con il sindaco Alessandro Ghinelli, che insomma iniziavamo un po' a entrare sui temi della ricandidatura per il prossimo mandato. Ripeto, io ricordo, ma l'ho detto io. No, ma lo ricordo anch'io, ecco, certamente. Ecco, di una sua importante anche disponibilità per quello che riguardava la candidatura alle elezioni regionali, che sono peraltro concomitanti con quelle comunali. Che possiamo sapere? Cosa è successo? No, è successo nulla, io ho dato una disponibilità e l'ho mantenuta fin tanto che questa disponibilità, diciamo così, aveva un senso. Più che disponibilità però non potevo dare. La candidatura alla presidenza della Regione Toscana viene elaborata dai 3 partiti di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, nell'ambito che poi ancora c'è il candidato del centrodestra. Ancora non c'è, ma già prima che non ci fosse, visto che le cose andavano avanti e nulla veniva deciso, io autonomamente, quindi la mia scelta di fare il candidato Arezzo è autonoma rispetto a quella che sarà poi la scelta del centrodestra riguardo alla presidenza della Regione Toscana, ho detto va bene, io faccio, cioè mi propongo per candidato a sindaco. Questo perché il mio piano A era comunque quello, e avevo sempre detto, se nel corso di questo mio avvicinamento alla ricandidatura a sindaco qualcuno mi chiama e mi dice guarda che ci sono i tempi, le energie, la voglia di provare a vincere in Toscana con te, ci avrei pensato e avevo dato la disponibilità. Non è avvenuto, questo doveva avvenire secondo me tra novembre e dicembre, non oltre. Non è avvenuto nemmeno all'indomani delle elezioni dell'Emilia Romagna, no, tra l'altro. No. Ma la mia disponibilità è venuta prima, se sì, qui a fare il sindaco. E quindi in realtà io convintamente faccio il candidato a sindaco. Mi dispiace che il centrodestra tardi a nominare un candidato, perché significa dare
miglia di vantaggio a Eugenio Giani, il quale, oltre a essere un bravissimo politico, a conoscere perfettamente il territorio della Toscana, essendo stato tra l'altro il presidente del Consiglio regionale per 5 anni e avendo anche la capacità un po' di coagulare intorno a sé le forze del centro-sinistra in Toscana, alla fine ha preso troppo vantaggio. E chi lo raggiunge più ora? Ci sembra nemmeno quasi che sappia già chi vince. No, no, ecco, ma ora io le volevo, chiedere, io mi su quello che si centrodestra, e non, ma non so chi sarà il candidato, ma lo dico un po' male. Però ecco, quello che si vocifera di questo accordo Renzi, Salvini, Verdini, casa di Verdini per lasciare la Toscana, un altro patto del Nazareno a Gianni, risulta fondato sono solo chiacchiere da bar. Sono chiacchiere più o meno verosimili ma assolutamente incredibili. Se conosco, come penso di conoscere, Matteo Salvini, non credo che sia uomo da venire a patti col suo antagonista di sempre che è Matteo Renzi. Non ce lo vedo proprio, Matteo, insomma. Matteo. Poi vedremo, insomma. Certo, non, insomma, ecco, l'ha detto anche lei. Il fatto che non ci sia un candidato, se dovesse candidare il panettiere di Ceciliano, allora forse magari prende un po' più forma quest'idea. No. Però mi viene anche un'altra considerazione: che anche Arezzo, il centro-sinistra, ha fatto un po' come il centro-destra in Toscana. Mi sembra che ad oggi. Ma c'è già il candidato. Sì, ora. Il candidato c'è. Comunque è arrivato forte. È arrivato dopo di lei come la candidatura ufficiale, quindi quasi che si stesse aspettare che uscisse la sua. Ma perché lei pensa che se il candidato non ero io, loro mettiamo qualcun altro? Io penso di sì. Chissà, tutti. No, noi non possiamo dire nulla che non sia accertato, però insomma, qualche uccellino sotto un profilo temporale non c'è stato verso, finché non è uscita la sua formalmente. Di là non è uscita, perché è stata formalizzata ora. Poi, sì, la riunione poi. Devo pensare bene o devo pensare male? Io penso bene. Secondo me bene, però non so cosa voglia ce dire, lo diranno gli eventi. Non mi interessa chi sarà il mio avversario, mi interessa che il mio avversario è il centro-sinistra, impersonato prevalentemente dal Partito Democratico. Quello che vorrei che non accadesse è che la leadership di questa città tornasse nelle mani di quel partito che aveva creato il presupposto nel 2015 perché io fossi eletto, quindi uno scontento dei cittadini. Vediamo come andrà a finire. E ora, a proposito di questo, chi sostiene che la sua era la terza giunta Fanfani, condivide oppure... Guardate i risultati, la risposta ve la date da soli. Io sono un uomo che rappresenta il centrodestra in città, ma sono anche un candidato civico che non ha legami coi partiti, al contrario dell'avvocato Fanfani, peraltro amico mio personale, che appartiene a un partito e ha una solida... discendenza politica. Lui si sa muovere nella politica, ha ottenuto dalla politica credo anche grandi soddisfazioni per la sua città. Lui ha fatto certe cose, non è riuscito a farne altre, ma ha prodotto quello stato di insofferenza che la città aveva nel momento in cui ci siamo presentati alle elezioni del 2015. Quindi in realtà non ce la vedo proprio una terza lista, come si dice, giunta Fanfani. L'antagonista, che sarà appunto Luciano Ralli, insomma, ovviamente poi lo avremo anche ospite, ha detto nel consiglio comunale, quello dedicato insomma alle vicende in quel caso di multiservizi, il sindaco Ghinelli tolga dalla campagna elettorale, questo l'ha detto prima ancora che lei fosse, che la sua candidatura fosse ufficializzata, tolga dalla campagna elettorale il tema appunto di queste due vicende, no? Principalmente la vicenda Coingas, insomma quella di multiservizi ancora molto da chiarire. Ecco, come si toglie questo tema dalla campagna elettorale e come secondo lei, no, poi i cittadini lo dovrebbero vivere nel giudicare chi comunque, intanto non ci sono ovviamente né condanne né rinvio a giudizio, ma però nel giudicare chi poi per altri 5 anni dovrà guidare questa città? Ma io mi esprimo abbastanza male su questo argomento, nel senso che io non ce ne voglio certamente far parte. Cioè, non capisco per quale motivo si chieda a me di non far entrare in campagna elettorale la vicenda Coingas. Mi pare che finora se ce l'ha fatta entrare qualcuno è proprio Luciano Ralli, non io. Io ho dato la mia disponibilità ai magistrati di sentirmi in qualsiasi momento, la massima disponibilità, la massima fiducia nel loro lavoro. So benissimo quello che ho fatto e quello che ho detto, non ho nulla da rimproverarmi.
quindi non vedo perché dovrei essere io che porta CoinGas dentro la campagna elettorale, io non ce la porto di certo. Ecco. Senta, sindaco, a proposito di questo, se lei sarà il nuovo sindaco, no? Queste nomine nelle partecipate che spesso hanno risposto ad una logica spartitoria. Diciamo sempre. È una logica spartitoria tra i partiti e le forze che hanno sostenuto il sindaco che ha vinto, e poi insomma questa attribuzione su segnalazione degli stessi. Ecco, lei se la sente di prendere l'impegno di, non so, non voglio sperare di arrivare a scegliere queste figure con il solo metodo del merito, ma perlomeno di avere più autonomia e sapersi imporre, quindi anche a chi la sostiene e la sosterrà, nel dire in queste partecipate si nominano le persone di cui io veramente ho fiducia, mi fido e so che sono capaci. Ma guardi che io l'ho già fatto questo, perché il fatto che di una partecipata il nome mi venga suggerito da un partito piuttosto che un altro, vale sempre poi comunque un principio di competenza. Cioè non è che io ho messo delle illustre teste di rapa a capo delle varie partecipate, ci ho messo tutte persone rispettabili che avevano comunque un qualche modo, una qualche caratteristica che gli consentiva di svolgere quel ruolo, tant'è vero che poi ce l'ho anche mantenuti. Io in questo momento sono mancante solo di una posizione che non ho rinnovato al momento in cui il soggetto che ha deciso di fare un passo indietro per motivi suoi personali lo ha fatto, ed è il consigliere in Nove Acque, che era che non era retino, mi fu suggerito da un partito locale, ma che aveva comunque caratteristiche che io ho dimostrato anche in Consiglio Comunale, assolutamente non solo compatibili, ma anche perché si sposavano perfettamente con la funzione che andava a svolgersi. Non l'ho rinominato perché siamo a poco dalle elezioni, ha poco senso oggi rinominare un soggetto che rimane lì con la fiducia del sindaco per 3 mesi, e quindi il Consiglio di Amministrazione di Nove Acque ha un componente in meno, non ha un componente che il Comune di Arezzo potrebbe nominare. Altrettanto varrà nel futuro. Tra l'altro ai partiti io ho sempre chiesto, nell'ambito di questa, come dire, condivisione generale delle nomine, non di darmi un nome secco, ma di darmi sempre una terna di nomi dai quali poi io avrei individuato quello che aveva le caratteristiche professionali migliori per poter svolgere quel compito. E devo dire che per il lavoro che è stato svolto nelle partecipate non ho motivo di dovermi ricredere su alcune delle persone che ho nominato. Ecco, tra l'altro leggevo insomma che questa pubblicazione c'è un capitolo anche dedicato alle società partecipate. Leggevo prima, ora non lo ritrovo, ma questa è una città per giovani. Noi abbiamo raccolto, poi davvero dobbiamo chiudere, magari lo rinviamo. Sì. Abbiamo raccolto invece un accorato appello proprio rivolto a lei, sindaco, di un giovane della Farrago, che è questa casa di produzione di cortometraggi, che proprio dice: questa non è una città per giovani, non è una città che offre opportunità. Cioè lei ha speso X per questo benedetto Raro Festival. Io le riporto quello che dice questo giovane aretino, dice, ma però non abbiamo. E poi il discorso delle fondazioni, cioè il mancato coinvolgimento proprio della parte giovanile nelle fondazioni. Come si risponde e che idea potrebbe avere per un Arezzo ancora più per i giovani? Allora, guardi, purtroppo devo cominciare con una nota negativa. Pochi di voi sanno di che cosa, ora vi illustro un'iniziativa che avevo messo in piedi proprio per i giovani e che ho dovuto non azzerare ma rimandare quantomeno al settembre-ottobre, legata alle scuole. È l'Arezzo Youth Festival. È un festival di musica, e in particolare di musica classica, dedicato e indirizzato ai giovani. È un'idea che è venuta insieme a me, a Margine, la mia fidanzata, all'indomani del Raro Festival, anzi nel corso del Raro Festival, quando abbiamo conosciuto Giovanni Zanon. Giovanni Zanon è un giovane virtuoso che suona il violino a 21 anni, è bravissimo, è conosciuto a livello internazionale, è un ragazzo che veste Armani, che ha non so più quanti contatti su Facebook e su Instagram, è una persona di successo, ma è una persona che si è conquistata il successo suonando il violino. Allora, lui stesso ci ha dato disponibilità per fare un percorso nelle scuole, con le scuole, con i ragazzi, per porsi nei loro confronti. Tra l'altro lui è anche un bravissimo comunicatore,
che ti spiega come e perché si intraprende una strada di quel tipo, per far capire che il mondo musicale, e non soltanto nel violino, il pianoforte, anche nella musica di altro genere, può essere un mondo nel quale i giovani si possono divertire, possono trovare successo, e quindi con successo al limite anche il denaro, e trovare quella fonte di divertimento che oggi cercano nella birra o nei superalcolici. Era un'operazione che avrebbe comportato quattro momenti da svolgere sia nelle scuole proprio con gli studenti, con colloqui e dimostrazioni pratiche di come si suona uno strumento, in quanto il violino era sempre presente nelle quattro serate, una volta accompagnato dal violoncello, una volta accompagnato dal pianoforte, una volta accompagnato da violoncello e pianoforte e infine un concerto finale. Quindi la musica portata appannaggio dei giovani. Qualcuno potrà dire, ma non solo musica, è vero, non solo musica, sport, politiche sportive giovanili. Tiziana Lesini credo che a livello di in coinvolgimento con gli impianti sportivi e con la socializzazione dello sport abbia fatto tanto, certo ancora tanto ci abbiamo da fare. Forse un progetto finalizzato giovani ci è mancato e potremmo proporlo sicuramente per il secondo mandato, ma non mi si dica che non ci ho pensato ai giovani. E qualcuno mi dirà, bravo Ghinelli, hai fatto le ordinanze anti-alcol. Sì, me lo ricordo. Le ho fatte, famosi brindisi vietati. Le ho fatte e le rifarei. Nel senso quello che io ho sempre detto. Niente da dire, sinceramente. Da una birra non si nega a nessuno, due birre sono divertenti, 10 birre fanno male. E ne ho cercato di spiegarlo il più possibile, però anche lì mi è mancato, non c'è stato il tempo per produrre quel fenomeno che porta a mandare questo messaggio non da parte di uno come me che appartiene a un'altra generazione, ma attraverso i giovani. Perché ho voluto coinvolgere Giovanni Zanone? Perché ha 21 anni, non è un vecchio barbogio che suona il violino, è uno di 21 anni che col violino ci ha fatto carriera. Forse se facciamo la stessa cosa anche per altre tematiche e ci mettiamo in mezzo il bere e facciamo spiegare alla maggior parte dei nostri ragazzi, da loro coetanei, che il bere finché è divertimento va bene, quando è sballo no, forse il risultato si ottiene. Ecco, ma quindi devo ancora camminare. Ma si potrebbe impegnare a coinvolgere un pochino di più quelle realtà già aggregative di giovani che esistono, come la Farrago, ma non sarà l'unica, insomma. Assolutamente sì. Ora, prendiamo anche il Mengo Festival. Sì, come no. Mengo Festival è nato da sé, ha vissuto da sé, la scorsa edizione ha vissuto con un contributo significativo del Comune, la prossima vivrà con un contributo ancora più grande di Comune e Fondazione Guido d'Arezzo. Quindi c'è un coinvolgimento dell'amministrazione rispetto a un mondo giovanile, anche quello rock. Senta, Sindaco, nella sua maggioranza alcuni consiglieri che sono stati anche qui in trasmissione non hanno nascosto il fatto che dicono che lei ha sempre condiviso poco con il suo consiglio, con la sua maggioranza, le decisioni che ha preso in giunta. Come che le decisioni venissero prese un po' proprio dalla giunta e non dal consiglio. Ecco, cosa risponde a queste critiche? Rispondo che in parte è vero, quindi non è che nego, ma bisogna anche considerare che certe decisioni, certi programmi sono appannaggio della giunta e certi altri sono appannaggio del consiglio. C'è una netta divisione tra ciò che deve andare deciso con delibera consigliare e ciò che può essere deciso con delibera di giunta. Tra l'altro in giunta sono rappresentati i partiti, quindi non è vero che non c'è stato un coinvolgimento, forse non c'è stato in grande misura, ma i partiti sono stati presenti, sono presenti nella mia amministrazione. Quindi l'occhio vigile o comunque l'occhio attento a quelli che sono programmi e sviluppo della nostra amministrazione sono passati anche dai partiti, forse non dai consiglieri comunali. Ecco, questo può essere considerato un vulnus, un non troppo diretto raccordo tra giunta e consiglio, ma non tra giunta e partiti. Però vero è che anche coloro che hanno borbottato, poi il voto è stato verde e quindi certo. Da questo sì, no. Punto di vista è riuscito, allora, a farli, guardi, lavorare. Mi mancano come ancora soldatini. Tre mesi, quindi no, sto no. Con le dita incrociate. Vabbè, ma insomma. Ma questa amministrazione, me quindi... ne vorrete dare atto, è partita con una giunta composta in un modo e arriva con la stessa giunta a fine mandato, e questa è una rarità. È partita con un consiglio comunale, arriva con lo stesso consiglio comunale, di grossi dissidi tra sindaco, giunta e consiglio non ci sono stati. Sì, screzi, punti di vista diversi, botte risposte sui giornali chiaramente evitabili se ci fosse stato un colloquio precedente, anche sì, ma nulla di veramente tale da minare l'unità del centrodestra.
Il centrodestra era unito quando sono diventato sindaco, è stato unito per 5 anni e sarà unito nel 2020, nel maggio del 2020. In questo va aiutato molto anche non avere un'opposizione forte. Questo l'ha detto lei. Esatto. Sì. Cioè comunque non avvertita. L'hanno fatta, più forse sulle questioni marginali o sulle questioni personali che non poi sui contenuti io francamente sì, il leitmotiv di alcuni consiglieri comunali è questa giunta non ha fatto niente, la mia risposta è qui. Allora, proprio secca, sì o no, dopo davvero chiudiamo. No, un pronostico ce lo deve fare. No, il pronostico, no, mai. E si è risentito con Sergio Staderini? No. No, nemmeno un buongiorno, no. Buonasera, come non stai? C'è stata occasione fino a un certo punto, poi... Sì. Poi lui è andato sui giornali. Abbiamo letto anche la sua risposta. Niente, lo rinvitiamo ovviamente, certo. E quindi ci dice di sì adesso. Spero, per un altro incontro. Ci mancherebbe altro. Perché insomma la galoppata verso le prossime amministrative è appena lunga, iniziata. Lunga, ma interessante, divertente. Allora, nel 2015 mi sono divertito. Ora spero di fare altrettanto. Abbiamo una foto, gliela faccio vedere, poi la vedrà in onda, dove lei insomma faceva il gesto del combattente, in quel caso era con Mario Checcaglini, era appunto il 2015, era la nostra trasmissione che si chiamava Ring, e chissà che magari non gli facciamo di nuovo indossare i guantoni. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci.